Bella per tutti, cari amici di Deluxe Wrestling. Bene, a parte l'euforia un po' iniziale mentre vedevo questa bella ampia sintesi che si trova anche su YouTube, andatela a cercare di TLC per chi non ha il network, ovviamente nella sua versione completa. Andiamo a fare la recensione, quindi le mie opinioni, le analisi sull'ultimo pay-per-view che barra main roster NXT, quindi targato WWE Tables, Ladder and Chairs. Partiamo dal pre-show, che ovviamente si sa è un antipastino che ha visto la squadra Team Big E, Daniel Bryan, Chad Gable e Otis, oh yeah, contro King Corbin, Sami Zayn, Cesaro e Nakamura. Basta King Corbin, basta. Oh. Allora, innanzitutto vi dico che voglio assolutamente vedere venerdì sabato quando vedrò la puntata di SmackDown, che sarà registrata visto che venerdì sarà Natale, presumo domani, massimo mercoledì in America. Secondo me, nella sfida che Sami Zayn difenderà il titolo intercontinentale contro Big E, deve assolutamente perdere il titolo Sami Zayn perché così come si ritrova non ha credibilità. Secondo me, vuole Big E nuovo campione intercontinentale. A parte questo, non so se siete d'accordo anche voi. Allora, a trionfare sono stati Big E, Daniel Bryan, Chad Gable e Otis in 8 minuti e 35 secondi. Ma ora veniamo al piatto forte, alla main card, al main show, al pay per view. Drew McIntyre ha affrontato AJ Styles in un match con scale, tavoli e sedie. Ha vinto, sì, ma attenzione, il match è stato molto molto interessante ed intrigante. Il match è durato addirittura quasi mezz'ora, 27 minuti e 5 secondi, ma quello che è andato ad arricchire il piatto della sfida è stato The Miz, che ha voluto prima ingassare la valigetta, ma poi ha fallito l'ingasso, quindi ora non è più Mr. Money in the Bank, anzi. Ora, dopo quello che è successo nella sfida, che poi è diventata a tre tra McIntyre, The Miz e Styles, bisogna vedere se Omos, il guardia spalla, il guardione spalla di Styles, inizierà, diciamo così, a combattere, tra virgolette, perché se l'è andata a prendere proprio non tanto con The Miz, ma con John Morrison. Quindi Drew McIntyre rimane campione WWE, abbiamo detto in quasi mezz'oretta. Siamo partiti abbastanza bene, molto bene. Match è durato molto meno, appena 12 minuti e 10 secondi. Sasha Banks si è riconfermata campionessa battendo Carmella tramite sottomissioni. Ma Carmela si è salvata in più occasioni grazie al suo aiutante Reginald Thomas, che però alla fine è stato colpito dalla stessa Sasha Banks, quindi buon match anche questo. Una delle sorprese della serata, match di appena 10 minuti, potremmo dire da show settimanale, l'Art Business, Cedric Alexander e Shelton Benjamin, con fantastici MVP, hanno battuto il New Day, Kofi Kingston e Xavier Woods, laureandosi per la prima volta campioni di coppia di Raw. Primo cambio di titolo. Altro cambio di titolo che arriva subito dopo. Secondo me questa scelta è stata azzeccatissima, perché la misteriosa partner di Asuka è stata la tanto vociferata e rumoreggiata Charlotte Flair, che hanno battuto finalmente, hanno tolto finalmente le cinture dalle vite di Nia Jax e Shayna Baszler. Quindi abbiamo Asuka Tsubasa con due cinture, campionessa femminile e campionessa di coppia, più o meno come era Becky Lynch un tempo,
speriamo possa ritornare quanto prima Becky Lynch, visto che comunque il parto c'è stato, è andato tutto bene, tutto a posto. Roman Reigns in 24 minuti e 45 secondi, dove è successo di tutto e di più, l'impossibile, ha battuto Kevin Owens, ovviamente Roman Reigns, che ne ha ricevute tantissime da Kevin Owens, ma anche il cugino, Jey Uso, ne ha ricevute tante da Kevin Owens, quindi è come se alla fine è stato un 2 contro 1. E quel quadro che ha incorniciato tutto il pay-per-view è stato il Firefly Inferno Match che la federazione propone molto 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 raramente, vista la pericolosità, anche se tutto si svolge in totale sicurezza come è accaduto anche questa volta. Randy Orton ha battuto The Fiend Bray Wyatt, ovviamente dando fuoco, non nel vero senso della parola, The Fiend Bray Wyatt in maniera scenografica, però dalle notizie che sono giunte subito in America e adattate in italiano dai siti in italiano, Bray Wyatt sta bene, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi, è ovvio, a vedere magari certe scene, certe immagini, ci potremmo raccapricciare, però sta bene Bray Wyatt. Quindi, pay per view che controllando io anche sull'app della WWE è durato praticamente quasi 3 ore, 2 ore e 59 minuti, che consegna agli archivi del 2020 l'ultimo pay per view di questo anno, un anno che sappiamo tutti in generale è stato devastante, soprattutto per questa pandemia che purtroppo non è ancora finita. Per quanto riguarda la WWE, possiamo dire che il ritorno di Charlotte Flair è stata una grandissima cosa. Drew McIntyre sicuramente è stato l'uomo di punta del 2020, come potremmo dire anche per Roman Reigns. Come in questa lista possiamo metterci anche per esempio Otis e perché no l'Art Business. Invece, per quanto riguarda le nude dolenti, per quanto riguarda le nude dolenti, potremmo dire che dei fallimenti ci sono stati soprattutto Raw Underground, sperando di vedermi magari combattere a Raw da Bacheto, e l'altro fallimento è stata la Retribution, che speriamo a sto punto l'idea della retribution venga accantonata e quindi tutti gli atleti di cui ne fanno parte si decide un po' il futuro e insomma si continua, anche perché non dimentichiamoci che per esempio abbiamo un Braun Strowman che deve rientrare a Raw, abbiamo un Goldberg che freme per combattere a WrestleMania contro Roman Reigns. Comunque, la mia valutazione del pay per view TLC 2020 è molto positiva, più che sufficiente. Ora, ovviamente, ci attendiamo gli ultimi show del 2020 tra Raw, SmackDown e NXT. Ribadendo che, comunque, per quanto riguarda i pay per view tra Raw e SmackDown, il prossimo sarà la Royal Rumble il 31 gennaio. Non ho visto bene se è stata pubblicata la location, ma presumo al Tropicana Field, poi non sappiamo, e non sappiamo se potranno esserci degli spettatori lì sul posto e se ci saranno in quanti la percentuale. Questo dipenderà anche dal proseguo della pandemia del Covid. E a NXT invece proprio il 6 gennaio avremo New Year's Evil, tra cui spicca il match, la rivincita di Kyle O'Reilly contro Finn Balor, campione NXT che è stato costretto a un bel periodo
Out e Vox, ma adesso è rientrato, quindi dal Vox, da Lux Wrestling è tutto. Buone feste natalizie, e viva sempre la WWE. Ciao!